si pecca, si sbaglia, ci si droga per solitudine. E nella solitudine noi siamo capaci, appunto quando pecchiamo, di offendere certamente Dio, ma offendiamo anche noi stessi, la nostra dignità di uomini e di figli di Dio. Ma molte volte questa affermazione che noi sbagliamo nella solitudine viene provata proprio nel momento in cui ci si viene, come dire, aiutati per poter uscire. Dice uno scrittore e pensatore francese, di cui in questo momento non ricordo il nome, dice che laddove c'è la sofferenza, nella sofferenza stessa c'è la soluzione alla sofferenza. Qual è allora la soluzione, per esempio, ad uscire dalla tossicodipendenza, dalla dipendenza del sesso, dalla dipendenza del denaro, dalla dipendenza del gioco, eccetera, eccetera, eccetera? E ammettere di essere soli, ma anche ammettere che da questa solitudine è possibile uscire. Molte volte, non solo nella testa e nel cuore di chi vive queste triste situazioni, ma anche nella testa e nel cuore di chi vive altre situazioni, c'è una lotta tra l'ammettere e riconoscere i propri sbagli e il cullarsi nel proprio sbaglio. Detto in maniera sintetica, è incisiva e dritta. Vogliamo uscire, io, dalle mie povertà, dalle mie fragilità, dalle mie dipendenze, e tu vuoi uscire dalle tue povertà, dalle tue fragilità, dalle tue dipendenze? Bene, smettiamo insieme di pensare che noi dal male, dal fosso in cui siamo caduti, possiamo uscire da soli. No. Nel male, nel fosso, ci arriviamo da soli. Ci andiamo da soli. Ma per uscire c'è bisogno sempre dell'altro. Se io cado in un fosso, se non c'è nessuno che viene a prendermi, che mi butta una corda, che mi butta una cinghia, che mi cala una scala, io resto sempre nel fosso. E allora, per uscire dalle nostre dipendenze, dal nostro male, per uscire dal fosso in cui siamo caduti, dobbiamo lasciarci aiutare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!